Gertri, tesoro, senti, so che io e te non abbiamo mai avuto una bellissima vita insieme, sai. Immagino di aver fatto a pezzi il nostro figlio per farci delle pitture. Poi tu sei andato a fuoco, ovviamente, per motivi tuoi, immagino. This is the Rex 91 Show. Hey Warriors! Oh, so, ma ne siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video con un paio di libri. No, ok, non siamo su libri, siamo su Layers of Fear, dove nello scorso video gameplay avevamo trovato qualcosa di estremamente terrificante. Cosa c'è in questa stanza piena di... Ho cambiato idea! No! Cazzo! 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 Ascensore, sì! Ascensore, filo ascensore, portami fuori di qui! Proviamo giù a questo giro. Me ne sono pentito non appena ho visto che scendeva. Oh no! Stai a far serio. Stai serio. Qui. Oh, merda. Oh no. Oh no. Ok. Lo so che siete sei dei lungiserve che vi nascondete sotto delle coperte, so cosa siete voi. C'è un bagno, ok, è un bellissimo bagno, assolutamente, assolutamente. Non dirmi che devo cercare una chiave, non dirmi, oh, non devo cercare una chiave, bene. Sono di nuovo qui. Va bene, andrò nel bagno, andrò nel bagno. Andiamo a vedere cosa c'è. Mi sto pentendo amaramente di... Oh, non voglio andare... No, no, ok, che cazzo... Ok, no, ok, no, 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 assolutamente no. Ok, tranquillizziamoci, tranquillizziamoci. Noi siamo meglio di così, noi siamo enormi... Ok, no. Non mi di... Oh! Cara, hai messo delle candele? Vuoi fare una cosa sexy solo io e te? Ho schiacciato delle candele, cara, spero non ti dispiaccia. Facile dimenticare. E qui c'è una roba nera, mentre qui no, quindi... Questa è chiusa mentre... Oh, anche questa è chiusa! Che peccato! Te prego, non mi dica che è chiusa. No! Oh. Merda. Ah. No, 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 no,
Ok, io e te potremmo avere qualche problema, amore. Facile dimenticare cosa se non mi fai avanzare! Tesoro, tesoro, io... Oh, io voglio... Ah, bene. Bene. Quindi, stiamo scendendo qui. Ovviamente, sono assolutamente sicuro di me. Sono assolutamente sicuro di quello che sto facendo.
So benissimo dove sto andando e non ho assolutamente paura di affrontare qualunque cosa ci sia qua sotto. Perché io sono io. E sto fantasma non è... È veramente bello. Veramente spassoso questo fantasma. Mamma mia quanto... Ding dong! Potrei anche smetterla di suonare in realtà, tesoro. Non mi serve, non ne ho bisogno. Tu sei assolutamente la persona che più amo di più al mondo. Lo sai, vero amore? Sai, vero che tu sei quella che io amo veramente, veramente tanto. Io non ti potrei mai fare niente, vero? Devo continuare a suonare quel cazzo di pianoforte, non è così? È così, giusto? Fino a che non si spengeranno tutte le luci, io rimarrò nel buio e inizierò a fare... Ti prego, non uccidermi! O finché la mobilia... non inizierà a levitare. Da-da. Che bella. Ok tesoro, è veramente una bellissima melodia. Mi piacerebbe rimanere qui a sentirla per il resto di questo minuto. Veramente, mi piacerebbe veramente tanto. Dite che dovrei scendere a controllare se va tutto bene. Sì, devo scendere a controllare per vedere se va tutto bene. Amore, ti dispiace del fatto che io abbia lasciato la nostra piccola? Oh, merda. Tesoro. Sai che io sarei rimasto fino alla fine, vero? Dovevo andare a dipingere. Quindi capisci bene che non potevo rimanere tanto. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously this was not something I had done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Cioè, hai... What? L'osso di chi? Spero parlasse di un pollo. No, spero vivamente che parlasse di un pollo, perché... Io ho paura di scoprire che cosa fosse successo. Oh, di nuovo qui! Oh, che bello! Oh, quanto siamo teneroni. E qui ci sono... Ok, bene. Quindi, il mastino infernale ora si trasforma in... Spero che non sia un cadavere vendicativo. Spero di no. Cosa succederebbe se fallissi? Immagino che la mia vita non avrebbe alcun senso e morirei. Oh, questi sono i disegni di mia figlia. Oh, che disegno orrendi. Che disegno orrendi, Jimmy. Dannazione. Pino. Anzi, Pino. Chiamerò Pino. Dannazione. Ragazza, Pino.
Bene, ok, ok, fantastico, qui niente, no, qui no, ovviamente qui di nuovo aperto non c'è una mazza e... No! Ok. Oh! Oh, di nuovo! No! No! Che cazzo era? Geltrude! Geltri! No, no, chiudi, chiudi. Oh no! Era proprio quello che volevo evitare. Era proprio quello che non volevo vedere. Un cazzo di fantasma di merda. Cazzo! Cazzo, cazzo! Oh, oh. Geltri, tesoro, senti, so che io e te non abbiamo mai avuto una bellissima vita insieme, sai. Immagino di aver fatto a pezzi nostro figlio per farci delle pitture. Poi tu sei andato a fuoco, ovviamente, per motivi tuoi, immagino. Credo cercassi di fare del pollo fritto. Ma, sai, il tuo pollo fritto... Non è che l'avessi mai apprezzato, Geltrude. Devo dirti la sincerità, ora che siamo qui, marito e cadavere. Devo dirti che effettivamente il tuo pollo fritto non l'ho mai digerito. Era veramente troppo pesante e veramente troppo olioso. Non che non apprezzi l'olio, Geltrude, però effettivamente potevi evitare di metterci 3 litri di olio a coscia di pollo. È effettivamente troppo olio per del cazzo di pollo. Non te l'ho mai detto perché sapevo che te la prendevi... molto facilmente. Oh, allora, so già come andrà a finire. So già come andrà a finire, ragazzotti. Quindi fatemi un attimo preparare mentalmente. Bunda na 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 na. Na 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 na. Oh. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe andata così? Oh. Quindi Gertrude, sei ancora arrabbiata con me? Ciao topo. Oh, le luci neanche funzionano. Le candele sì. Bene. Ok, va bene. Oh, stop. Cosa vuoi farmi vedere? It's just a little something to help me focus on my work. That's all. No, si chiama alcol, Ciccio, e tu sei un cazzo di alcolizzato di... Gertrude, senti, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già discusso e abbiamo già visto che io ti sto largamente sui coglioni perché mi hai spezzato l'osso del collo. Sai com'è? Sono cose che succedono quando una moglie non apprezza suo marito. E non riesco veramente a capire il motivo, sono solo un cazzo di psicopatico ubriacone che fa pezzi robe per crearsi le pitture. Oh, sul serio, di nuovo Gertrude, di nuovo.
di nuovo. È un'immensa pila di sedie che porta a una porta nera dove sta piangendo la mia cara mogliettina killer. Rex, come mai ce l'hai con le sedie? Vaffanculo. Ecco il motivo. Come non detto, andiamo a vedere che c'è nella pila di sedie. Gertrude, no, non si può fare. Io ti voglio tanto tanto bene, ma non lo possiamo veramente fare. E io termino qui questo video gameplay. Spero questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, sempre che ho posto. Rexon 91, coraggioso come un panda. Non so se i panda sono coraggiosi, ma speriamo bene. Ciao a tutti, bro. Oh yeah! Ed è una cosa che mi sta un po' sui coglioni, perché io odio le esclusive. Io sono un tipo che odia veramente... Vabbè, non lo dico più, per sta simpaticissime le esclusive, sono bellissime, che cazzo!